andiamo al centro della rappresentazione, la grotta dove troviamo la Sacra Famiglia, un agnello e altri personaggi. Gesù è adagiato su una greppia ed ha le braccia aperte. Da una parte è un segno di accoglienza, ma è anche un rimando alla croce, che è simbolo dell'estrema ospitalità divina dell'umano, fino alla possibile conseguenza del rifiuto. Il Verbo si fece carne, venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto, così si legge nel Vangelo secondo Giovanni. Per questo davanti al bambino si è soliti porre un agnello, immagine del destino di Cristo. Come si legge in Isaia, era come un agnello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Maria è inginocchiata in segno di adorazione. Tra le mani tiene della stoffa, pronta a coprire o a svelare il corpo del figlio. Giuseppe, in silenzio, custodisce la scena. L'asino e il bue sono gli animali canonici entrati in ogni presepio. Di loro, però, parlano solo i Vangeli apocrifi. Nel Vangelo dell'infanzia, dello pseudo Matteo, è scritto infatti che Maria mise il bambino nella mangiatoia e il bue e l'asino lo adorarono. Così si adempì ciò che era stato preannunziato dal profeta Isaia, che aveva detto: «Il bue ha riconosciuto il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone». E si adempì ciò che era stato preannunziato dal profeta Abacuc, che aveva detto: «Ti farai conoscere in mezzo a due animali». Ecco, nel momento della nascita più significativa della storia, ad assistere al miracolo ci sono due animali tra i più umili della terra, scelti a fare da testimoni all'evento, a riscaldare e a proteggere i primi vagiti del Figlio di Dio. Per alcuni sono anche lì a testimoniare che la missione del bambino non sarà né gloriosa né vittoriosa, non avrà nulla a che fare con l'eleganza e la bellezza, ma avrà lo scopo di essere vicino a chi soffre e fatica per vivere.